Oggi abbiamo deciso di andarcene in miniera, perché ci siamo resi conto che le nostre scorte di ferro, carbone, si stanno drasticamente riducendo. Però non andiamo nel solito posto. Oggi vogliamo esplorare meglio qui. È esploso e non ti sei fatto alcun danno. Solita musichetta che ci sta a dire che la situazione è diventata difficile e ancora più difficile. Là non si vede un cazzo, però io ho sentito uno scheletro e ora ho sentito una freccia. Dai, aspetta che venga e lo critichiamo. Bravissimo. Ok, abbiamo recuperato sicuramente qualche osso e qualche freccia. Che ne dici di fare un po' di luce che non si vede un cazzo? Direi che qua ci costruiamo un bel muretto, così chiudiamo l'ingresso, e poi con calma ci sfondiamo tutto questo antro. Hai fatto bene a portarti le porte, così almeno ci copriamo anche una bella porta. Ok, e voilà. Protezione antistronzi attivata. Ok, adesso, anche se avremmo dovuto prima illuminare questa zona per vedere che non ci siano stronzi. Va bene, è una cosa chiusa, anche se ho sentito uno scheletro. Ok, diamoci da fare, ci serve pietra, ci serve ferro e soprattutto ci serve carbone. Non sarebbe male trovare anche lapislazzuli, pietra rossa, oro, diamanti. Ma credo che il tuo culo non è che può essere messo a dura prova. Come ho detto, sfondato pochi blocchi e già hai trovato una bella vena di ferro. Ormai il tuo culo è qualcosa di indecifrabile, un po' come il senso degli illuminati. Sembra il caso di fare tre forni? Non abbiamo la certezza che troverai molto materiale da fondere. Come l'ho detto, quattro blocchi di ferro grezzo. Cinque blocchi. Sono cinque, non credo che potrai trovare altro anche se scavi ancora. Sì, hai trovato la diorite, però la diorite è solamente qualcosa di estetico, per fare un qualcosa di più. Tu mi devi spiegare come fai a percepire che ci sta del materiale utile in un determinato posto. Minecraft non ha un sistema dove poter verificare se ci sta del ferro, e invece tu lo trovi subito. E anche in abbondanza. Allora, significa due cose, o che questa mappa è pregna di materiali, oppure significa che il gioco inserisce materiali utili magari in posti che uno ha già visitato. E la cosa mi darebbe molto fastidio perché quando gioco io devo sfondare intere montagne per trovare un cazzo. Scusa, ma perché stai sprecando il piccone di ferro per rompere questo materiale? Perché non usi picconi di pietra? Sono più rinnovabili.
musichetta sentita, difficoltà aumentata. In questo gioco la componente fortuna, secondo me, ha un ruolo molto, molto importante. Perché non tutti quanti trovano un materiale, una continuazione. Stai trovando un sacco di andesite, un sacco di granito, ho paura che praticamente tutto questo materiale lo dovrai utilizzare, se no ci rimane in corpo lo stomaco. Quindi, cosa intendi costruire? Perché penso che vorrai costruire qualcosa che sia fatto di diorite, andesite e granito. Anche se ho notato che il granito levigato, in grosse quantità, riesce a sopportare molto facilmente l'esplosione dei creeper. Quindi... ci stiamo ricollegando con il canyon di prima, che mi sembra logico. Quindi significa che il canyon è molto più vasto di quello che pensavamo. Beh, credo proprio che sarà interessante esplorare tutte queste zone. E cercando, troviamo il carbone. Anche se sinceramente io avrei preferito trovare un fiume di lava, almeno potremmo utilizzarlo per fondere il metallo senza necessariamente usare il carbone. Vedo che finalmente hai capito che devi cominciare ad usare qualche piccone di pietra, perché è uno spreco usare il piccone di ferro solo per sfondare. E vedo che finalmente hai creato una cesta, così possiamo incominciare a depositare tutti questi materiali e avere lo zaino sgombro. Mi chiedo in questa cavità quanto ferro riuscirai a trovare e quanto carbone. Carbone per il momento sono due blocchi, però sono sicuro che sotto questi due blocchi si estenderà un filone di carbone talmente vasto, perché il tuo sedere ormai va nel Guinness dei primati. E infatti di carbone ce ne sta parecchio, e stai anche aumentando in modo vertiginoso i livelli. Chissà perché ti dà tanti livelli se rompi il carbone piuttosto che se rompi la pietra. La stessa cosa per il diamante, per la pietra rossa e per il quarzo del nether. Più quarzo scavi, più livelli prendi. Però se scassi la pietra, scavi la pietra oppure scavi l'andesite, la diorite, non ti dà livelli. E abbiamo trovato un buco. E da quello che vedo è molto intenso e profondo. Che vuoi fare? Lo vogliamo esplorare o vuoi raccogliere il carbone? Visto che tu sei curioso come un gatto, sicuramente vorrai andare a dare un'occhiata. Fai attenzione a non cadere di sotto. Sarebbe molto molto brutto. Il problema sarà scendere. Non si riesce a vedere il fondo. Se si potesse buttare una colata di lava, sicuramente illuminerebbe la zona e si capirebbe quanto è profondo. Ma ahimè, non abbiamo la lava, quindi dovrei trovare un sistema più tradizionale, e cioè mettere torce da tutte le parti finché queste non illuminano il fondo. Però sicuramente questo posto è talmente buio che con molta probabilità ci saranno tanti quei rompicoglioni che rischieranno veramente di lasciarci la penne. Anzi, rischierai veramente di lasciarci le penne, e non dire le palle.
Ti sembra il caso di fare questi gesti con inconsulti, improvvisi? Voilà, abbiamo beccato un crippolo. Può salire? No, non credo. Però sono sicuro che ce l'abbiamo sotto i piedi adesso, quindi se esplode, cadiamo di sotto. Quelli dell'arenaria, quindi siamo vicino alla costa di acqua sottoterra. Ti conviene scendere qua adesso con il crippo qua sotto che ci può fare il culetto? Mi sa che questo gameplay durerà parecchio, forse un po' più del solito, per cui sarò costretto in fase di rendering a fare qualche taglio. Ti avviso perché sinceramente non voglio farti pubblicare una puntata di mezz'ora. Le mie palle a malapena sopportano 15 minuti, quelle dei tuoi utenti, quei pochi utenti che hai, secondo me si romperebbero anche i coglioni che non hanno. Questo proprio non vuole smettere di cagare il cazzo, eh? Perché non lo fiocini? Vedi, si è piazzato là sotto. C'hai arco e frecce, perché non lo butti giù? Non lo raggiungi. Usa arco e frecce. Lo vuoi uccidere a picconate in testa? E ci sei riuscito. Contento tu. Io avrei usato l'arco e le frecce. E adesso si procede verso il muro di Arenaria. Ormai abbiamo quasi completamente circumnavigato la zona. Credo che sia la soluzione migliore. Tanto ormai abbiamo girato bene questo posto. Io direi di sfondare come sta in ogni direzione, perché abbiamo circumnavigato. Adesso sarebbe il caso di estendere la situazione e vedere un po' se ci sta in qualche direzione materiale utile. Ah, ho paura che sarà molto lungo. Mi dispiace fratellino, ma dovremo tagliare perché non credo proprio. Ah, sta piovendo, bene. Intanto qui stiamo al sicuro dalla pioggia. Sicuramente con tutta questa pioggia gli zombie saranno tutti quanti molto reattivi sopra. Finalmente si sentono delle voci, significa con molta probabilità che abbiamo raggiunto una zona in cui finalmente ci sarà un po' d'azione. Non vedo l'ora che ti accada sul tetto, ti ritrovi qualche zombie mentre stai scavando, sarebbe divertente vedere la tua reazione come sarà. E mi sa che questa puntata, nonostante sia stata così intensa e così forte, stia per giungere al termine. Per cui, cari visitatori, ed estimatori di Minecraft, se vi piace questo video iscrivetevi al canale, mettete un like, supportate questa serie e condividete. Se non vi piace mettete dislike, non supportate questa serie e andate a rompere il cazzo da un'altra parte. Noi abbiamo deciso di scendere e vediamo come cosa ci porterà questa nuova avventura. Ciao!
Penso che nella prossima puntata ci sarà molto da divertirsi, specialmente visto che stiamo scendendo per andare all'inferno. E mi sa che abbiamo trovato l'ingresso. Ci sarà da ridere nella prossima puntata. Se volete vedere come va a finire, avete solamente una soluzione. Seguirci. Bye bye, grandissimi figli miei.